Amici ascoltatori, buonasera, è Mauro Marani che vi saluta da Bagnara di Romagna con la sua bellissima Rocca. Un pubblico stupendo oggi è stato testimone di un evento unico nel suo genere, la sfida di una maratona di oltre 42 chilometri tra un cavallo puro sangue arabo polacco ed un uomo, il maratoneta Fausto Perini, che lo ha incredibilmente battuto. Cominciamo ad ascoltare il commento di Antonio Scala, fantino del puro sangue sconfitto. Prego la regia di mandare il contributo. Ed ora è il momento di ascoltare le parole del protagonista mentre viene intervistato dai colleghi delle reti nazionali. Ecco un bellissimo dettaglio di questi occhi che esprimono gioia e sofferenza, tanta sofferenza. Durissima. Ancora non mi rendo conto di quello che ho fatto. Se non era per il mio allenatore non sarei arrivato, mi sarei sicuramente ritirato. Devo ringraziare solamente lui, il mio allenatore. Grazie. È stato bravissimo, mi ha aiutato veramente tanto, grazie, grazie. Queste parole fanno onore a questo atleta che non dimentica chi lo ha guidato in questa grande impresa. Sono veramente attimi di intensa emozione. Un saluto a tutti amici ascoltatori di Tele 22.